Combat, nello scorso episodio abbiamo completato i familiari e abbiamo iniziato sisma temporale. Oggi finiremo sangue e sabbia, in cui dobbiamo sfrontare Scarlet. Vediamo un po'. Devi fargli il culo pure a lei. Caricamento. Questo filmato l'abbiamo già visto Voi di Oshtek che periodo. praticate la magia del sangue, Kotal, ma io non temo alcun rivale. Che in pratica Fight. ci afferra del sangue uscito da una carcassa, da un qualcosa di morto, e in pratica poi perfetto. E poi finiamo qua sotto. No, non deve fare la fatal down. Cerco sempre di fargliela sprecare. Per poi avercela dopo e farmela dopo, vabbè. Riprendiamoci. Presa. Ok. Ci siamo curati. Muori. Curato, ma non volevo curarmi, volevo colpirlo. Come mi sono staccato io? E mo tocca pure a me. No, un ultimo colpo. No. Presa. Adesso ci muori. No, critico. Sarà l'orgoglio a perderti. Kotal. Ti credevo morto. Cosa ti è successo? Shao Kahn mi ha tradito. Attaccò la mia legione, rendendomi una cavia di Shang Tsung. La sua morte mi ha liberato. Ritrovarti ha dato un senso a questo incubo. Non ti perderò di nuovo. Ecco il pistolero. Aiuta i terrestri. Qui ci penso io. Fatti sotto futuro pistola. Sei un alleato, non un nemico. Al diavolo il futuro. Io vivo il presente. Conoscendoti, mi aspettavo meno incoscienza. Fight. Un pistolero. Aia. Questo si lancia la bomba, eh. Ma noi abbiamo un'armatura dal futuro. Se ti pigliavo, che male che ti favo. L'hai presa in the... No. Ok.
Non fargliela rispettare. E mo tocca a me. E vai. Un colpo da spada. Un colpo di mazzo. E boom. No. Mi ha dato una pistola urlata. Non ci penso. Ma intanto quel tizio là dietro non si chiede che sta ma fa nulla. Non chiedevo di curarti, ma vabbè, inutile perché mi ha già tolto tutta la vita che ho ripreso. Vieni. Oh oh, fatal down. In qualche modo gliela devo far sprecare senza che mi colpisce. No. Ah. No, mo mi stai stancando. E l'hai sprecata. Come la voce tocca quel cornuto. Rivoglio il mio trono. Il regno ripudiò le tue futili guerre. Gli imperi devono espandersi. Che cavolo è quell'affare? Fatemi un po' abbassare di più, se no si sente pure doppio. Tu conquistavi solo per te e non per il popolo. Fight. E questo non si fa. Il popolo è importante, perché senza popolo non è una città. Sei soltanto un tizio incoglionito che pensa di avere un impero. Ecco, ai. Dai, il martello fa male. Dai. Perdente a me. Ma adesso tocca a me. Tiro sempre così alle fatal down. Ciao Khan. Ora partono i pugni, cercando anche di non essere colpito. Farò vedere soltanto i tentativi in cui ci riesco. Mamma mia, che cattiveria che ci ha messo. Non sto facendo come so fare bene. Non ti curare, colpisci. Mancato te. Pezzo del mondo.
Questo è difficile. Colpisci, no. Lenticolare. Ecco. E vai. E pure il martello questo mi lancia. Che sei? Non ti curare. Tieni. Non ti curare. Che sei? Lezzo. Certo che mira, che mai distrarsi in una lotta. Tu non sei più Khan. E mo' che arrivi. Dvora. Voce di merda, dice. Mamma. Oh, il bug presentimento. Giorni più strani. Kotal-kan. Che la dovremmo affrontare. Protettore della terra. Lo so. Ci conosciamo nel tuo tempo. Siamo stati alleati e poi nemici. Mi sorprende, dato il comune astio nei confronti di Shao Kahn. Tutto è mutato quando hai sconfitto Shinnok. Shinnok sconfitto? L'abbiamo battuto insieme, ma sei diventato spietato. In difesa della terra hai attaccato ogni regno che credevi pericoloso. No, impossibile. Simbolo della tua furia. Lo giuro, Kotal-kan, non sono quel Raiden. Condivido il tuo fine, risolvere la crisi temporale e sconfiggere Shao Kahn. Va bene. Tornerò sulla terra con Liu Kang e Kung Lao per capire se anche il nostro regno ha subito delle anomalie. Dobbiamo comprendere meglio questo fenomeno temporale. Io mando qualcuno in cerca di Shao Kahn. Quindi è un addio. È un arrivederci. Non vado via se Shao Kahn minaccia il regno esterno. Devo avere giustizia per la mia famiglia e per Eden. Tornerò qui per te. Per aiutarti, principessa. Essere. Ignori le mie domande, Dvora. Ho cacciato il tuo popolo, bruciato l'alveare. Eppure mi aiuti. Non possiamo fidarci di lei. Eccolo. L'imperatore. E lei lo ha consegnato a Shinnok. Kotal-kan. Perché io sono morto e lui siede sul mio trono? Hai cercato di annettere la terra al regno esterno. Gli dei anziani sono intervenuti. Raiden ti ha ucciso e a quel punto Mileena è divenuta Khan. Quando questo essere ha ucciso tua figlia, Kotal ha rivendicato il trono. Che voce. Hai ucciso tu Mileena? Se è vero, preparati a morire! Ma perché ci deve essere sempre qualcosa che interrompe i momenti di gloria? Ah, eccola pure questa, sta faccia da schiaffi. Dvora è sotto la mia protezione, Shao Kahn. Come te. Io sono Kronika. E mio
ti dicevano il vero. Non sono soddisfatta di come si è svolto il passato. Quindi hai infranto il tempo. Ho fermato il tempo. Sto reclutando chiunque disprezzi l'attuale corso della storia. Per combattere passato e presente, avremo bisogno di alleati da entrambe le ere. Quali vantaggi otterrò da questa tua guerra? Nella nuova era avrai un impero grandioso, Shao Kahn. Senza che ci sia Raiden a fermarti. Puoi cancellare per sempre? Richiede immani sforzi e poteri. La Clessidra andrà protetta mentre sarò impegnata. Potrò fare affidamento sul tuo esercito? Assolutamente. Nel frattempo... Giuro che impazzisco. C'è qualcuno che può spiegarmi che cosa diavolo succede? Ha ragione. Sono nel futuro da un'ora e non ho visto neanche un jetpack. Neanche uno. Ok. Dunque è vero. Ho ceduto alle tenebre. Dopo la caduta di Shinnok sei cambiato. Lampi rossi, abiti neri e un atteggiamento autoritario. Sì, a proposito, cos'è successo al tuo io oscuro? Hm? Perché tu sei figlio unico e io un gemello? In quanto immortale, io sfuggo alle comuni leggi del tempo. Forse per questo subisco effetti diversi. Grazie. Strano, vero? Non comandare. Non è solo questo. Beh, una figlia della mia età. Guardala. Come posso avere una figlia? Con lui. Almeno non è un'attrice. Dai, pensaci. Potremmo chiedere il doppio. Nei cinema, Johnny Cage e Johnny Cage. In Time Quake. Qualche idea su che cosa fare? Da mesi ricevo vaghe premonizioni sul futuro. Ma niente mi preparava a questo. Devo consultare gli dei anziani. Liu Kang, Kung Lao. Aiutate le forze speciali in mia assenza. Sì, Lord Raiden. Seguitemi. Comandante? Sì, mamma. Cioè, generale. Cioè... Sì, è strano anche per me. No, non puoi capire. Cosa? È assurdo. Stamattina ero in missione con te. E tu ti sei sacrificata. Sentite male. Per favore. Dici davvero? Già. E ora sei così giovane da passare per mia sorella. Cass, vieni a vedere. C'è un attacco del regno occulto all'Accademia Bushi. Cosa? La missione al Tempio non doveva fermarli. Sarà per l'anomalia temporale. Dobbiamo aiutare i maestri Shaolin. Perché il regno occulto? La Grotta del Drago è sotto l'Accademia. Le sue sorgenti ribollono di ginsei della terra. Così non va. Brutta storia, il regno occulto che traffica con la forza vitale della terra. Non arriveranno mai alla grotta. È protetta da potenti incantesimi e trappole letali. Scommetto che le nostre controparti di quest'era li stanno già affrontando. Kung Lao, Liu Kang. Questo mi fa pensare che dovremmo affrontare i futuri di sti due. Tre monaci Shaolin, Liu Kang e Kung Lao. Pensarci troppo non servirà a cambiarlo. Ma neanche accettare un destino da perfidi guerrieri non morti. Questo lo so. Ma non possiamo cambiare un futuro che non comprendiamo. Lord Raiden ci guiderà. Ci potremmo fidare? È stato lui a segnare la nostra morte. Eccoci, già morto. Qualcuno è stato qua. E non vedo l'ora che arriva Scorpion. E che si unisca alla squadra. Quanti Shaolin.
Una strage. Sono morti per difendere il Sacro Tempio. Il Regno Occulto pagherà. Eccoci qua. Chi è venuto qui sapeva come disattivare le trappole. Dici, i monaci non me l'hanno mai insegnato. Forse perché non ti presentavi a lezione. Segui il percorso e aspetta il momento giusto. Ecco che parte una rivalità. Sapete che c'è? Dimmi un po' se sai fare di meglio. La fregata. Di tutto. Gas benefico, zampilli di fiamme, dardi. Che ne dici di evitarli? Io non ho fatto nulla. Eccolo! Io sì. È proprio lui. Scorpion. Vedo che sei sopravvissuto alla cronofusione. Non dissuaderai, Kronika, dal riportare in vita il mio clan. Liu Kang. Se non ci uccide Scorpion, lo faranno queste trappole. Trova un modo per disattivarle. Vediamo chi ha il fuoco più ardente. Fuoco contro fuoco. Fight! Io pensavo che poteva essere un alleato Scorpio. Aia, non lo so usare. Non lo so usare questo. Me l'ha fatta sprecare. Proprio la mia tattica. Tio. No, la conosciamo tutti la. E me l'ha fatta sprecare. No, non è giusto, no. E adesso tocca a me. Boom, è bellissimo averla dalla mia parte. Poi finiamo l'episodio. E mi sembra Scorpion del passato. Ok. Chi è? Rispondiamo al fuoco con il fuoco. Ho imparato un po' a usarli questi personaggi. Ho fatto qualche partita. E quello del futuro, quello lì morto, veramente ha quella mossa di calci veramente potentissima. L'ho provata veramente. Peccato che questo Liu Kang non la può fare. Aia, aia, ah. No, basta. Basta danni. Adesso tocca a te, Scorpion. Aia, aia. Ma è tutto questo. Aia, 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 aia. No, 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 no. Il telefono. No, 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 no. Ti è? Il tuo fuoco si è estinto. Non riesco a fermarle. Appena riesco a mettere pausa, ci vediamo al prossimo episodio. E ovviamente lui fa il suo vortice per teletrasportarsi. E noi signori ci vediamo al... Ho colpito il microfono. Noi ci vediamo... Ok, l'ho tirato giù. Al prossimo episodio con Mortal Kombat 11, in cui penso che rivedremo Scorpion, perché non è che lui è tanto un fifone. Ciao a tutti!